A Monte Maggiore al Metauro anche quest'estate torna Spasso nel Castello, l'evento giunto all'undicesima edizione è in programma sabato 29 giugno. Ad organizzarlo la Proloco di Monte Maggiore con la compartecipazione del comune di Colli al Metauro. A partire dalle ore 19.30 un susseguirsi di appuntamenti enogastronomici, artistici e musicali nel suggestivo borgo. Passo nel Castello è questo evento enogastronomico che trasforma appunto Monte Maggiore al Metauro in un grande ristorante a cielo aperto. Si tratta di 5 portate accompagnate da 5 calici di vino del territorio. Tutte queste portate saranno servite nei punti più belli, più panoramici del nostro centro storico. Durante la cena ci sarà una filodiffusione con brani selezionati da Emilio Rossi DJ, mentre poi dalle 22.30 in piazza Bramante, che è la piazza principale del nostro centro storico, partirà un DJ set, Weekend Dance, con i DJ Roberto Cori e Roby Revolution. E quindi tutta la piazza si trasformerà in una bellissima discoteca a cielo aperto. Novità assoluta di quest'anno, la possibilità di cenare con portate senza glutine. Tutte le persone intolleranti al glutine, le persone celiache, avranno anche loro il loro percorso enogastronomico. Un evento, questo di Monte Maggiore, a cui tiene particolarmente l'amministrazione, infatti si tratta di uno degli appuntamenti principali del calendario estivo. A Spasso nel Castello cresce anno dopo anno, grazie al prezioso lavoro della Proloco, ha detto il sindaco di Colli al Metauro, Pietro Briganti. Per questo evento, inoltre, è importante il supporto della Confcommercio Marche Nord. Il suggestivo borgo di Monte Maggiore al Metauro, infatti, è presente nel progetto di promozione e valorizzazione turistica L'itinerario della bellezza. Un evento affermato, come dice lei, per il quale noi siamo veramente orgogliosi come comune, in quanto questo evento è veramente molto attrattivo. È molto attrattivo e dà lustro e luce a questo borgo, meraviglioso borgo di Monte Maggiore, con questo evento rodato che attira sul territorio centinaia, sono migliaia, perché anche l'anno scorso era qualcosa poco meno di un migliaio di persone che si sono presentate a questa iniziativa, che grazie alla Proloco di Monte Maggiore, grazie al mio assessorato di Taddei Francesco che segue queste iniziative, anche quest'anno in vista di quello che sono una visibilità maggiore del nostro territorio, grazie anche a Pesaro 2024, è stata arricchita di ulteriori eventi che poi saranno loro a spiegarvi in maniera più dettagliata. Prezioso il supporto di Confcommercio Marche Nord. Assolutamente preziosissimo, ringraziamo il Confcommercio anche perché facendo parte di questo itinerario della bellezza, questo è il modo migliore per mettere in luce la sensibilità che ha il direttore Barotti di mettere in luce quelle che sono le peculiarità di questi borghi, di questi luoghi meravigliosi, incantevoli, che oltre agli aspetti paesaggistici offrono anche delle peculiarità in seno a quelle che sono le tipicità locali. Nel nostro territorio ricordo che abbiamo l'olio d'op cartoceto, abbiamo la casciotta d'Urbino, abbiamo la famosa perangelica che è stata anche qui teatro di presentazione recentemente. E quindi dare la possibilità a questi territori di potersi mettere in luce, di potersi mostrare, è per noi una partnership, una collaborazione veramente fondamentale. Ringraziamo tantissimo Confcommercio che dà spazio, visibilità e lustro ai nostri territori.